Mentre i cittadini di Pesaro si apprestano ad usare le nuove app ove è possibile segnalare il dissesto stradale, nell'altro Montefeltro e in generale negli entroterra marchigiani, i propri abitanti stanno per acquistare mezzi a cingolo. Siamo infatti passati dai rattoppi alle voragini. Guardate questo filmato. La provincia spogliata di tutto. La regione, impegnata in campagna elettorale e a difendersi dalle accuse su rimborsi gonfiati, ha dimenticato completamente l'entroterra, dove ogni giorno un bollettino di morti e feriti si aggiunge sulle triste pagine della cronaca. Mentre la politica regionale ha altro da fare, i cittadini del Montefeltro marchigiani esplodono di rabbia. Qui c'è voglia di andarsene in Romagna, aggiungendosi agli ex pesaresi San Leo, Nova Feltria, Pennabidi, Sant'Agata e Villagrande di Monte Copiolo ed altri in lista di attesa. Questa è la strada che collega San Sisto a Carpegna. Da mesi è chiusa. Questa è solo una parte dell'app del Montefeltro. Mancano ancora gli approfondimenti su tutti gli altri argomenti. Che i cittadini se lo ricordino alle votazioni regionali.